Bene, salve a tutti amici di Robe da Scacchisti, avevo promesso un video per i 1000 fan e faremo un po' di partite a un minuto cercando di non prendere troppe mazzate. Vediamo un po' se riusciamo a dare anche dei consigli utili per chi è all'inizio, perché più di quella non posso fare. Siamo rientrati in una partita, che cos'è? La Owen con B6? Lui però ha dei problemi sull'ala di re. E non lo vedo tanto bene se prende, perché c'è il fiore G6 matto. Fiore aperto può fare. Donna D3, minaccia il fiore G6. Cosa ne faccia di questa minaccia, però non si sa mai. Adesso minaccio cavallo F5. Magari no. No, c'è un alfiere sotto. Lo prende? No, non può prenderlo effettivamente. Adesso manovriamo quest'alfiere. Lo manovriamo un po' dietro, vediamo un po' se riusciamo a dare uno scacchetto qui, uno scacchetto là. Questo glielo inchiodiamo. Se prende, anzi, forse anche senza presa. Qui, questa non è malvagia. Fai? Minacciamo scacco in H6. Cerchiamo di portare in gioco un po' di pezzi, ma non vedo minacce immediate. 22 secondi dovrebbero bastarmi. Vediamo un po'. Scacco. Non ha senso questa cosa. Se riesco a cambiare le torri, non ha senso. Ah, ho sbagliato, ho dato la danna, vabbè. Yes, e vince lo stesso. Mi darà il rematch perché giustamente ha perso da cane. Ah, ok, ha rifiutato, perfetto. Vabbè, a un minuto purtroppo c'è questa cosa che i giocatori sono molto suscettibili. Quando perdono, difficilmente concedono la rivincita. Ho giocato G3, risposta classica è quella. Impediamo un po' di roba con E4. Ci mettiamo anche sto cavallino che non fa male. Adesso, no, immaginiamo questo. Sbagliato, voleva attaccare sicuramente. Vediamo un po' che fa. Ah, così? Boh, proviamo. È inchiodato. Posso giocare un po' su questa cosa e prenderei il pezzo di nuovo. Questo cavallo è in presa, abbiamo detto. No, questo cavallo è di fila. No, volevo attaccare in F2, vabbè, io prendo con scacco. Va bene, va bene. Scacco, c'è un pallone sotto che ho visto, che prendo adesso con scacco. Prendo in B7, non mi faccio sfuggire nulla. Prendiamo anche sto cavallo. Ah, potevo prendere la donna, non ci ho fatto caso, ma la prendo adesso. Ah, prende, no, che gioca, c'è il cavallo scacco. Check. Boh. Prendo la torre. Qua prendo di nuovo il pedone, ma poca roba. Finale con le sfide di colore contrario. Non posso prendere in pre-move. Andiamo di check. Ah, c'ho 17 secondi, ma no? Cioè, allora, cosa stiamo parlando? Check. E va bene, si vince anche con questo. Ah, sta vincendo tutto oggi, eh?
fu così che le perse tutte di conseguenza. Purtroppo c'è sta cosa che quando giochi un minuto la connessione va e viene, quindi rischi di prendere un sacco di schiaffoni. Ah, un gioco francese? No, scherzavo tanto. Vediamo un po' se riesce. Qua prendiamo però. La togliamo sta cosa, prendiamo anche questo. Senza paura. C'è un bel doppietto qua in agguato che male non fa di sicuro. Bene, almeno abbiamo una francese senza pedone. Gli ho dato la fiera buona. Ho questa francese senza il pedone in D4 che mi dispiace. Qua mi si è scombussolato il tavolo. E abbiamo questa manovra. Adesso sto sopra di qualche pedone. Di due pedoni, perfetto. Adesso devo provare a spingere. No, c'è B7 che cade, non me ne sono accorto, vabbè. Sono due pedoni sotto. Donna B3 para tutto, giustamente. Allora quella. 40 secondi rimanenti. Se gioco questa impresa. Che palle. No, sai, è una debolezza, una mezza debolezza, non sono molto convinto. Però abbiamo poco tempo. Allora. Ma io non so perché stia facendo questa cosa. Ma che gli è successo? Vuole farmi perdere il tempo? Chissà se riesco a fare un po' di magheggi. Ah. No, no, gli ho dato la torre, vabbè, ho sbagliato. Facciamo così. C'erano due pedoni sotto, c'era il pedone sotto, non me ne sono accorto. Vediamo un po' che fa. No, ho perso il tempo. Lo sapevo. E vabbè, dai, ci rifacciamo. Il mouse è un po' piccolino e non riesco a trovarmi. Vediamo un po' se. Io sto premuto, non lo capisco. Ecco, questo. Lo sapevo. C'è questo problema che giocano C5 subito. Riescono a giocare impianti un po' più simili a Stindiana. E quindi lui ha l'alcere di fianchetto, non ha il cavallo in F6, quindi non può giocarmi trucchetti con cavallo G4. Qui spingiamo chiaramente. Ah, ma può giocare cavallo F5. Non è vero. Cioè, è vero, però. Poca roba. Gli vogliamo anche la casa. Ah, non ti fa male. Mi fa piacere. Posso anche fare questa. Se sposta l'alfiere posso giocare. Ricambio tutto, ma dai. Non male, non male, non male. Bisogna soltanto reggere un po' la posizione. Ah, possiamo sfianchettare. Andiamo a prendere uno scacco. Cavallo G5 è inutile, probabilmente, che la configurazione dei pezzi non mi permette di sfruttare. Questo pedone cade. Magari anche no. Mi sembra che si sta giocando, non dico bene, però almeno in modo da non. Ah, 32 secondi, perfetto, ok. A un certo punto nella partita ti svegli e capisci che hai del tempo. Cambiamo. E ora? Oh, check. Questa. Violenti scacchi. Questa mi piace, minaccio scacco di qua imparabile. Che senso ha di questa mossa? Hai ragione anche tu. Ah, l'idea era quella, ok, perfetto, l'ho vista dopo. Check. No, ho perso il pezzo. Provo
check. Oh, ok. Ah, sto mouse. Un po' piccolo, è un mouse per la mano gigante. Va bene, va bene, va bene. Siamo sul 2-1, mi ha rifatto il rematch. Perfetto, quindi tutta questa mezz'ora se ne andrà così praticamente. Potrei giocare di 6-5, però sinceramente. Anche se sta cosa della francese variante di gamma è un po' fastidiosa. Che fa spingere? Questa variante non può spingere. Fate una cazzata. No, meglio c6 in questa posizione chiaramente. Cerchiamo adesso, visto che ne do l'opportunità. Prendiamo sto cavallino. Oh, c'è un pedone sotto, giustamente, che non possiamo recuperare, però possiamo giocare da 9-5. L'idea è che non c'è l'idea. Ok, perfetto, ho sbagliato il conto e basta. Qui giochiamo a sfera G6 abbastanza forzata. Glielo togliamo sta sfera. Forse sì. Io voglio giocare cavallo F5. Ah, voglio giocare anche quello, no? Come se cambiando le donne col pedone in meno riesco. Una delle tecniche difensive è cambiare i pezzi quando si è in ristrettezza. E adesso giocherei questa. Così. Punto per. Portiamo questa torre qui. Che male mai non fa. Ok, lui dice minaccio il pezzo. Hai ragione anche tu. Il conto è giusto. Vediamo un po' se riesco a ricavarci qualcosa. Baratto sto pezzo, importante. Adesso minaccia la sfera per F2. Con violenti scacchi. Cambi vari. Adesso minaccio la mia bellissima torre lì. Inutile, sbagliato. Prendo questo pedone. Dici perché non mi sono tolto il pedone lì? Vediamo se riesco. Fatto 3.000 mosse in pre-move, non sto capendo neanche io. Vabbè, dai, almeno ci siamo presi la patta perché mi ha dato la torre gratis a un certo punto. Rematch. Dai, l'ultima prova e basta. Vediamo il 4. Il 4 sia. Gioca francese? Mi gioca la siciliana? Devo giocare per forza questo. Tantissime mosse che posso giocare in questa posizione. Comunque, se posso giocarmela con F3. Allora, se prende il cavallo, prendo di donna e sto bene. Io mo ci metto anche questo. Che male non fa. Adesso dovrei riuscire ad aver rinforzato. Dovrei aver rinforzato tutto, sì. Bene, grande dilemma. Come mettiamo i pezzi? Questo è un dilemma di tutte le partite. Questa fiera va in E2, penso. Ragionevolmente sì. Donna D2. Questo cavallo lo mettiamo qui. No, che vuole fare perché prendo tutto? Mi ha lasciato la coppia degli alfieri. Io posso arroccare corta. Ok. Fare qui, torre 1, la prossima. Che minaccia. Ah, perfetto. Cioè, non ho proprio visto la donna sotto, perfetto. Mi fa molto piacere che sto giocando proprio a livello NC. Anzi, gli NC le vedono queste cose. Cioè, vabbè, siamo a un minuto. È anche vantaggio di tempo. Cioè, non è che dice.
ci vediamo questa a caso. Voglio giocare. L'idea segreta era questa. Sto piano piano recuperando. No, questa. C'è matto, no? Ho recuperato, stranamente. Non aspettavo. Eh sì, questo premuovo non te l'aspettavi. Oh. No, ho perso, vabbè. Siamo due a mezzo, due a mezzo. Allora, facciamo l'ultima, la bella. E poi, tra l'altro mi tocca la nero. Vediamo un po' che fa. La nostra apertura. Il bello di alfiere G6, dal G6 al alfiere G7 è che giochi sempre le stesse mosse all'inizio. Io gioco al C5, come ha fatto lui. Prendiamo il cavallo. Sì. Arrocco, arrocco, ma dai tanto. L'idea è che su presa di cavallo prendo di C, di D. Do la colonna. Il cambio delle donne se lo vuole lo facciamo. Questa scena mi fa schifo lì. Che facciamo? Passiamo la bussola. Allora, questa donna va via, sì, va in E2, quindi io adesso posso cambiare gli alfieri. Ok, mi ha aperto la colonna, adesso facciamo questa. Facciamo 5 a 4, minaccia niente male. Qui però ha gli accessi, no, non ha l'accesso in settima, perfetto, ok. Qua andrebbe giocata H5 secondo il mio modesto parere. E qui va giocata a 4, perché? Perché secondo la teoria... Ecco, lui dice, giustamente. Adesso do la qualità. Dici, qui prendo in G6 e ti faccio male. Beh, cambiamo le donne e prendiamo lì. Cioè, che male ci fa. Ok, lui che vuole fare? Non senso questa cosa. Ma perché non si muove il mouse, non dico io? Cioè, no, mi toglie tutto il feeling della posizione. A che serve? Ah, giocare questa, giusto. Giusto, giusto, tutto giusto. Qui posso giocare qui. Ma ho 10 secondi, perché mi fai queste trashate? Fina, basta, basta, dai, basta. Abbiamo giocato troppe partite. Vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, avermi seguito e alla prossima. Ciao!